Salve e bentornati, tracciabilità dei rifiuti pericolosi. E questo è l'obiettivo centrale del SISTRI, il nuovo sistema per un monitoraggio articolato e capillare di un comparto assai delicato. Il Green TG ne aveva già parlato ad Ecomondo durante le proprie dirette con il responsabile della segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente, Luigi Pelaggi. Il servizio. Partirà il 1 gennaio 2011 dopo numerose proroghe, ma ancora se ne sa poco e per oltre mezzo milione di imprese che non si adeguano scattano le sanzioni. Il nuovo sistema, noto come SISTRI, voluto dal Ministero dell'Ambiente, consentirà la tracciabilità satellitare minuto per minuto dei rifiuti pericolosi. Dalla carta soluzioni tecnologiche avanzate il passaggio sembrerebbe immediato, in realtà sono ancora molti gli interrogativi aperti. Il software non funziona come dovrebbe, la distribuzione delle chiavette USB non è stata completata e i dubbi normativi permangono. Abbiamo un sistema che consiste in una chiavetta elettronica per fornire i dati, l'USB, una scatola nera per così dire, cioè con il telerilevamento andiamo a vedere il trasferimento del rifiuto e poi alla fine una videosorveglianza, almeno per gli impianti delle discariche, gli impianti di incenerimento e concerimento, in cui ci dà in tempo reale. Stiamo parlando di circa 140 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti speciali, il cui 10% è pericoloso. Quindi è un punto fondamentale per la tutela non soltanto dell'ambiente, ma anche della salute dei cittadini. Se l'intenzione di adottare un sistema così all'avanguardia è lodevole, combattere le ecomafie e lo smaltimento illecito dei rifiuti con l'obiettivo di gestire in modo efficiente un processo complesso e variegato con maggiori garanzie di trasparenza e riducendo i costi per le imprese, la modalità di applicazione lascia dubbi e perplessità. È corretto cercare di monitorare il destino dei rifiuti, proprio perché va assolutamente evitato un smaltimento illecito e questo può essere uno strumento assolutamente valido in questo senso. Ci sono molte le aziende che cercano di entrare nei dettagli del SISTRI, alcune di esse si sono già adeguate ai parametri del sistema. Sentiamo. Lavorano 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Dagli ospedali italiani esce un fiume costante di rifiuti, aghi, bende, parti anatomiche, sangue, quasi 150.000 tonnellate l'anno, che in pochi sono in grado di trattare, poiché il tasso di inquinamento è alto, così il rischio sanitario e le norme molto rigorose. Eppure c'è chi ha scelto di investire 20 anni fa in questa particolare nicchia di mercato, ottenendo importanti risultati. È l'azienda forlivese Mengozzi Rifiuti Sanitari, che è stata recentemente premiata da Consip e Ministero dell'Economia, nella sezione riservata alle piccole e medie imprese, per la migliore politica ambientale sulla sostenibilità, con il premio GPP 2010. Un'idea estremamente innovativa che consente di ridurre al minimo l'impatto ambientale, in quanto il materiale plastico del contenitore viene tutte le volte riciclato e recuperato per consentire al meglio un impatto ambientale estremamente ridotto. Sicurezza del personale ospedaliero, tutela dell'ambiente nelle fasi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, contenimento dei costi di gestione sono alla base della filosofia del sistema integrato Mengozzi, che è soprattutto nel ciclo continuo di produzione, sanificazione, riutilizzo e rigenerazione finale dei contenitori per rifiuti uno dei suoi maggiori successi. I camion con i rifiuti arrivano all'impianto di Via Zotti a Forlì. Dopo un primo controllo per verificare l'eventuale presenza di materiale radioattivo, si passa alla pesatura del mezzo. Le operazioni di scarico, la lettura del codice a barre del singolo contenitore vengono effettuate in maniera automatizzata. I rifiuti vanno a finire nell'impianto di termovalorizzazione, mentre i contenitori vengono interamente recuperati, triturati e il materiale ottenuto usato per la realizzazione di nuovi contenitori, in un processo senza fine. Grazie per averci seguito, adesso la linea va al CONAI Informa di questa settimana. E parliamo di plastica e della riduzione del contributo ambientale per questo materiale, uno strumento assai utile per sostenere le aziende del settore. Il servizio. Imprese, plastica e riciclo. A questo trinomio il 2011 apre nuovi spiragli, diminuisce infatti il contributo ambientale sugli imballaggi in plastica, a partire dal 1 luglio 2011. Tale contributo passerà infatti dagli attuali 160 euro a tonnellata a 140. Una decisione motivata anche dalla ripresa del mercato delle materie prime seconde, spiegano i rappresentanti di Corepla. È stato possibile creare così una riserva di liquidità tale da consentire una diminuzione del contributo sufficiente a supportare le imprese in momenti di congiuntura economica sfavorevole, sottolinea poi il Consorzio Nazionale Imballaggi.
La riduzione del contributo ambientale prevista per il 2011 segue intanto quella dell'estate scorsa, da 195 a 160 euro a tonnellata, permettendo sia di garantire le risorse necessarie ad affrontare nuovi eventuali momenti di difficoltà, sia di mantenere l'impegno del sistema consortile a restituire alle aziende consorziate parte degli sforzi sostenuti. Grazie per averci seguito e adesso arrivederci alla prossima settimana.